Bella a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Joker. Siamo tornati signori su un nuovo video dove oggi vado a mangiare il sushi. Già sono dentro al ristorante, sono al Ginja Prati. Trovate tante informazioni qua adesso che appaiono qua sotto, belle gagliarde, madonna, incredibilmente bellissime. Allora raga, già ho fatto un video, ho portato anche la mia ragazza qui a mangiare. Sto tornando, ci sono tornato perché praticamente sono usciti dei piatti nuovi che appunto oggi voglio farvi vedere. Quindi raga, io intanto in primis vi consiglio a tutti quanti di venire qua a mangiare, perché in tanti mi hanno chiesto: Gioca, ma dove vai tu a mangiare il sushi? Dove vai qua a Roma? Dove vai a Roma? Vado a Ginja Prati. Ok raga, appunto vi lascio tutte quante le informazioni che vi posso seguire anche in descrizione. Venite, ci sono i menu, è uno yu gi. La specialità, quello degli yu gi è che comunque ha dei menu a prezzo fisso, come ben sapete, sia a pranzo che a cena. Bevande esclusi, dolci esclusi, e quello lo sappiamo tutti quanti. Ma se venite, raga, già io ho parlato un po' con la proprietaria perché ho detto voglio vedere un attimino se qualcuno viene a nome mio, quindi prenota a nome di Joker un tavolo. Vi ho fatto avere, anche se un minimo ragazzi, una Coca-Cola e un'acqua in omaggio per tavolo. Quindi già invece di pagarle comunque avete Coca-Cola e acqua omaggio, ok? Quindi una bottiglia e una bottiglia, che secondo me comunque già vi fa risparmiare qualche soldino. Quindi se venite qua a nome di Joker, che prenotate il tavolo a nome di Joker, ragazzi, fatelo tranquillamente, ci guarda, avranno un tavolo per 4 persone a nome di Joker, bla, venite tranquillamente e avrete in omaggio queste cose. E comunque secondo me può essere già un'iniziativa che poi andando avanti, se riuscirò a farvi vedere qualche altra cosa in omaggio, ben venga raga. Vi faccio vedere un attimino il menù. Come vedete ha un prezzo a pranzo di, oh, madò, ha un menù a pranzo di 16,90, ok, e la cena invece si paga 21,90. Vi ripeto, bevande escluse e dolci esclusi, vedi c'è scritto anche qua. Però io insieme a questi prezzi vi faccio inserire una Coca-Cola e un'acqua omaggio da giocheruni. Vi faccio vedere, questo è il tablet per ordinare. Io questo qua è quello che mi sono ordinato oggi, sono tutti piatti nuovi. Ok, una tartare nuova di salmone, dei gamberi arancia e lemongrass, un pad thai che poi adesso vi vado a spiegare, tartufo roll, i guacarol, maguro tartufo e il miso salmon. In più c'è anche questo qua, un usuzukuri frutta di passione. Quindi vi faccio vedere un attimino quello che comprendono questi piatti qua. Che se noi andiamo qui, qua abbiamo tutto quanto il menù per ordinare. Vedete ragazzi, abbiamo tutto quanto il menù. Andiamo, che ne so, su antipasti, vi faccio un esempio. Andiamo qui, antipasti, vi si apre tutto quanto. Quindi il bello di questo ristorante è che ha il menù con tutte quante le immagini. Quindi questa qua è una cosa molto a favore. Per dirvi, io voglio ordinarmi i ravioli al vapore, che faccio qua? Spingo qui ragazzi, perché poi al vapore, ma se li volete la piastra, potete cliccare su nota, scrivere piastra. Vedete raga, scrivete piastra, date l'ok e l'aggiungete al carrello. Questo è il carrello, tutto quello che voi volete ordinare, e fate conferma ordine. Vi esce questa schermata qui, stiamo inviando il tuo ordine, ed eccolo qua, il tuo cameriere arriverà non appena possibile. Qui sono molto molto veloci, si mangia veramente molto bene. Però qua abbiamo tutto raga, dall'antipasti, dalle zuppe, anche le nuove zuppe hanno inserito, tartare appunto come le insalate che sono nuove. Queste, io ho ordinato queste qua per dirvi che vi spiega ogni singolo piatto, di tartare di salmone al succo di agrumi con avocado e pistacchio, vi spiega tutto quanto. Io questo già l'ho preso, che sono i spaghetti, i pad thai, che sono delle tagliatelle di riso thai saltato con gamberi, germogli di soia, zucchine e arachidi. Questo è un piatto nuovo che hanno inserito. Hanno inserito anche un piatto di questo qua ragazzi, che è il riso all'ananas con gamberi, anacardi, curry, pinoli e uvetta, che questo vuole tanta roba, secondo me poi dovremmo assaggiarlo. Poi ho preso questi qua con il tartufo, che appunto sono riso, rolle con riso in California e sesamo, orata alla fiamma con crema e scaglie di tartufo nero. Ah, boh, tanta roba, assaggiamo. Anche questo qua, guacarol, che è un salmone avocado, riso, sesamo, avocado, cipolla, peperoncini, pomodoro e tacos. Ah, no, ma non mi sento male, sicuro. E quindi niente, qui trovate tutto quanto appunto il menù che vi può interessare. Secondo le carni, gamberi, contorni, trovate tutto quanto, raga. Quindi ho ordinato, vediamo un pochettino i piatti che arrivano. Quindi niente, io ho ordinato, sono prontissimo, andiamo a assaggiare questi nuovi piatti di questo sushi spettacolare. Perché non è che ve lo dico tanto per dire, raga, è sempre il discorso: venite qua, provate e credete. Ovviamente venite raga, che ve lo consiglio tantissimo, è un yu gi, penso a Roma, uno dei più buoni che c'è, perché si mangia veramente bene, non sto scherzando, non è che mi hanno pagato per dire questa cosa, cioè raga, posso dire veramente da tranquillo, è tipo se un amico vi vuole consigliare un ristorante a chi piace il sushi qua a Roma, ok? Quindi fateci un salto, vi ripeto, nome Joker, avrete anche un bel occhio di riguardo, il ristorante ha un occhio di riguardo per voi, già ci ho parlato un pochettino, vediamo un pochettino quello che uscirà fuori, aspetto i piatti. Calcolate, sono passati pochissimi secondi quando ho aspettato la telecamera e già mi è arrivato un piatto, ve lo vado subito a spiegare. Questi qua sono, anche la presentazione, ovviamente raga, per essere un yu gi, cioè, non è da sottovalutare. Sono dei gamberi all'arancia con succo di lemongrass, ok? Quindi andiamo ad assaggiare immediatamente. Questo là, se non sbaglio, ci dovrebbe stare un po' di finocchio, di finocchio raga.
andiamo ad assaggiare, sono curiosissimo. Questa è la prima volta che assaggio con voi, quindi l'odore c'è, l'odore c'è tantissimo. Io assaggio un po' di tutto insieme proprio, perché va assaggiato così. Buonissimo, delicato, si sente che il gambero è fresco, ma questa è una cosa molto importante, ragazzi. Succo di lemongrass delicato, non va troppo a coprire il sapore del gambero, mi piace, ripeto, assolutamente da ripetere, mi piace. Io non finisco tutto, raga, perché ho preso più portate che voglio assaggiare. Qui mi è arrivato già un altro piatto, guarda, sono velocissimi, eccolo qua. Guardate che spettacolo, raga. Questi sono i guacarol, che sono salmone, avocado, riso, ovviamente sesamo, cipolla, peperoncino, pomodoro e tacos. Ok, andiamo a vedere un pochettino. Anche se qua, ovviamente, da buon mangiatore di sushi, dobbiamo utilizzare le bacchette. Sono curiosissimo perché è particolarissimo, raga. Ok, è messo a fuoco, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Già stanno arrivando anche altri piatti, voilà. Qui stanno arrivando piatti a go-go. Andiamo a assaggiare questi nuovi, mettiamo un po' di salsetta. No, raga, è buonissimo. Questo è fantastico, raga. Oddio quanto è buono. Questa salsa un po' piccante è spettacolare. Poi il tacos sopra che dà quella croccantezza che manca, ovviamente. Ovviamente salmone e avocado spaziali, ma c'è questa salsa. Oh, vi prego, venite e provateli, raga. Questi sicuramente dopo li finisco, perché mi ha dato già un altro piatto ancora. Porca miseria. Questi qua sono gli spaghetti pad thai, che vi ho detto che sono tagliatelle di riso thai saltato con gamberi, germogli di soia, zucchine e arachidi. Quindi andiamo a assaggiare anche questi. Allora, andiamo a assaggiare questi nuovi spaghetti. Ok, l'odore c'è tanto, c'è un sacco di granella, ma le porzioni, raga, questa è una porzione abbondantissima. Questa è una porzione assurda, raga. Andiamo a assaggiare. Questo sinceramente sono curioso, speriamo anche la cottura della pasta sia giusta. Oddio, l'odore è particolarissimo. Speriamo anche il sapore. Raga, buonissimi. Cottura, finalmente la cottura, ragazzi, è ottima. Cottura abbastanza al dente di queste fettuccine, che di solito in tanti ristoranti trovate le cose scotte, ma qui, raga, buonissimo. C'è la menta che dà un odore incredibile. Buono proprio il connubio dei sapori. È proprio buono il connubio dei sapori, raga. Hanno messo anche lime dentro. Tanta roba. Sapore spettacolare. Oh, raga, la porzione è gigantesca. Qui continua ad arrivare roba. Io tra poco mi sento male. Noi assaggiamo un po' di tutto. Cioè, vi faccio vedere il mio tavolo. Ok, vi faccio vedere un po' il tavolo in generale. Questo è nuovo. Sono quelli col tartufo, che andiamo ad assaggiare immediatamente. Ho preso ovviamente i ravioli, vedete, ho scritto griglia e mi hanno portato la griglia. Questo sempre con la fragola e il gambero fritto dentro. E questo è quello di prima. Cioè, per essere uno di Yogurt, i piatti sono veramente fatti bene. E questa cosa ovviamente è sempre da valutare. Io mi metto sempre un po' tutto da parte, dopo vado a mangiare tutto, quindi non faccio levare nulla. Andiamo ad assaggiare questi qua con il tartufo. Io poi sono un amante del tartufo, quindi andiamo ad assaggiare questo. Prendiamo la salsina, eccolo qua. Il tartufo si sente, speriamo sia buono, perché di solito ci metto un tartufo che è una scuola. Buono. A pensare che a me non è che piace tantissimo il pesce sopra, però questo qua buono, fresco, perché è fresco e il tartufo non invade troppo. Raga, buonissimi. No, ve lo giuro, raga, sono spettacolo. Assaggiamo anche quest'altro, che è quello lì, riso venere, fragola, salsa, frutti della passione e gambero cotto dentro, in tempura. Vabbè. Questo è devastante, perché a me piace proprio il frutto della passione. Vi posso dire la sincera verità? E lo sapete, ragazzi, io le cazzate non ve le voglio dire, non ve le dico. Ma tutto quello che ho mangiato, di nuovo, perché per me sono sapori nuovi, che sto mangiando qua con voi, sono buonissimi. Ma questi sono allucinanti, secondo me i più buoni fino adesso. Oh, vabbè, quelli al mango fragola sono buonissimi. E poi, raga, cioè, la presentazione veramente non è da sottovalutare, Non mi ricordo se ho ordinato altro, ma spero di no, perché è troppa roba. Però poi vi voglio far vedere anche la parte dei dolci. Oh, io ho questo, raga. Questo per me è stato proprio il soddisfacente, incredibilmente incredibiloso. Questo qua.
voglio dirvi anche questa cosa: il riso non è scotto, e questa è una cosa molto positiva, perché tendono sempre a fare riso molto scotto, raga, i giapponesi e cose varie. Quindi il riso al dente mi piace, il riso venere poi è spettacolare, i sapori si sentono, sono freschi. Mi piace il fatto che utilizzano comunque connubi come il lime, il frutto della passione, mango, passion fruit, lemongrass, c'è tantissimo. Le fettuccine con la granella, zucchine, buonissimo. Quello con tartufo, buono, che non invade troppo. Io sono soddisfattissimo, raga, veramente, venite qua e provatelo, perché ne rimarrete veramente soddisfatti. Poi me lo dite sotto nei commenti, provatelo, o se qualcuno già viene in questo posto me lo faccio sapere. Ok, è vero, me l'ho dimenticato, ce l'ho delle portate. Mi è arrivata la tartare, anche qui sono molto curioso, ve la faccio vedere. Questa è la nuova tartare. Ok, raga, questa è una tartare di salmone al succo di agrumi con avocado e pistacchio. Megoglioni. Vediamo un po' di tutto, anche sotto che c'è la salsetta, che si nasconde sotto la salsetta, sotto la tartare. Ok, si sente? L'arancia si sente, arancia e limone. Un po' piccantina, buona, raga. Che poi il salmone si scioglie in bocca, per quanto è fresco si scioglie in bocca. Questa cosa, raga, vi ripeto, dentro il mio Ligonit non è facile da trovare, ma a parte gli scherzi, il salmone è molto fresco. Anche se prendete poi gli sashimi, credo di averlo preso un po' di sashimi per provare appunto la qualità del salmone o del tonno, quindi sentirla proprio così, senza niente, senza salsa, senza niente, per capire un pochettino. Però io ci vengo a mangiare spesso qua, raga, e si mangia veramente da Dio. Ho visto l'altro giorno che eravamo la sera con Valentina, ho detto erano usciti i piatti nuovi, ho fatto ok, la prossima volta vengo, mi registro, perché ci stanno i piatti nuovi, voglio assaggiarli e dare il mio parere. Che poi appunto, io vi ripeto, sono i miei gusti personali, però secondo me, se venite qua e li provate, mi saprete dare anche voi il vostro giudizio, che secondo me sarà ottimo. Ok, altro piatto arrivato, vi faccio vedere. Questo è un tris di crudité di tonno, salmone e branzino. Ok, questo qua è le fettine sottili di pesce misto crudo con salsa ponzu, frutta di passione e filamenti di sedano. Vi faccio vedere. Abbiamo il branzino, tonno e salmone. Ok, andiamo ad assaggiare. Assaggiamo innanzitutto il branzino, che è quello che a me piace un po' di meno. Ok, buono, a me non fa impazzire il branzino, ma buono. Si sente un sacco la frutta della passione, si sente un botto, infatti ci sono anche proprio i semini sopra. Assaggiamo il tonno nella salsina. Già il tonno è un altro sapore, buono. Assaggiamo il salmone, andiamo a inzuppare dentro quella salsina sotto che hanno messo di frutta di passione, che è spettacolare. Assaggiamo il salmone. Vabbè, salmone è top, buono. Ok, poi sono arrivati quelli che secondo me a me fanno impazzire. Ok, che sono dei classici nigiri, solamente con tartufo, e sopra ci sono delle patatine croccanti a uno. L'altro è ovviamente fatto col tonno, scusatemi, quindi tonno, tartufo, salsa teriyaki se non sbaglio, e patatine croccanti sopra. Mentre quest'altro è fatto con salmone, salsa teriyaki, pistacchio e una salsetta al limone. Sono, raga, vi voglio far vedere, vi faccio vedere. Questo è l'impiattamento, vedete? Questo è quello che vi dicevo con il tonno, tartufo e patatine. Ok, mentre quest'altro è con salmone, salsa di limone, pistacchio e salsa teriyaki. Ok, allora io vado ad assaggiare prima questo col pistacchio. Il tartufo me lo lascio per dopo, se non mi copre il sapore. Ok, assaggiamo. È al flambé. E voilà. Maron, quanto è buono. Assaggiamo quest'altro col tartufo. Per quanto sono freschi, si rompono in un nanosecondo, raga. Cioè, per quanto è fresco, si è distrutto. E noi prendiamo quell'altro. Che se ne frega, guardate, si è rotto. Prendiamo quest'altro. Vai. Sarà perché io adoro il tartufo. Anche qua ho uno scottato che c'ha quel lieve sapore di affumicato. Mamma mia. Questi sono buonissimi. Buonissimi proprio, veramente.
Raga, questo me lo sono spazzato tutto. Sono buonissimo proprio. Ok, ho messo fuoco, grazie. Questo è devastante. Spazzato tutto, sta benissimo, però un posticino per il dolce, per assaggiarlo, ce l'ho. Andiamo a scegliere insieme. Ok, andiamo qua, andiamo a dolce dello chef. Ok, riescono tutti quanti i dolci. Questi sono i classici, quelli tipo di Doraemon, che li chiamiamo tutti quanti così, i Daifuku, se si dice così, non lo so. Qua abbiamo una bella selezione di dolci. Allora, il classico gelato fritto, i maghi con Nutella, la frutta, i fruttini, tartufo, terroncino. Ci prendiamo i Nutella Banana Roll, mamma mia, vai. Ok, facciamo così. Eccoli qua, Nutella Banana Roll. Completiamo l'ordine. Vogliamo il dolce, vogliamo il... Grazie, vogliamo il dolce. Mette, per finire, se arrivi il dircito che aveva asciutto il video, vedi che sarà nobile da mangiare. Eccoli qua, vabbè, odore incredibile, hanno fatto anche la forma della forchetta, bellissima sta cosa. Mangiamoci la sgranocchiere. Andiamo a vedere, ragazzi, li taglio con voi, Vai. Oh mamma mia, guardate, maronne mi maronna, e chitta c'è manna. Senti l'odore di Nutella, lo sai, mi ricorda? Tipo quando facevano le bombe a Luna Park, mamma, è bellissimo. E poi il connubio Nutella banana, me tocca mangiare più per una settimana. Che vuol dire dolce? Nutella e Nutella, raga. Ok, ragazzi, il pranzo è terminato. Io spero ovviamente questo video vi sia piaciuto. Sto bene, non mi sento quel pieno perché ho assaggiato un po' di tutto quanto, quindi non ho voluto esagerare. Però sto benissimo, ho mangiato veramente molto bene. Alla fine ho speso 23 euro, raga, 24 euro, perché tra la bevanda, comunque il dolce, ci sta assolutamente un prezzo onestissimo. Ho mangiato tantissima roba col dolce, quindi uno spettacolo. Signori, io vi consiglio di venire, mi raccomando, Ginja Prati, qui a via Circonvallazione Trionfale. Vi lascio comunque tutte le informazioni che appaiono sia con lo schermo ma anche in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando, se volete altri video dove vado in giro a mangiucchiare in giro nei posti, volete che vi porto qualche video, mi raccomando, fatelo sapere qua sotto tramite un bel like, mi raccomando, ragazzi. Poi che dire, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, cliccate qua a fare per vedere altri due video tanto tra le visti, cliccate con cerchio per iscrivervi al canale, cliccate la campanella per non perdere nessun video. Noi ci vediamo nel prossimo appuntamento, sempre qui nel mio canale. Bella raga!